Ciao e bentrovati, ricominciamo con Il Bello del Mattone, il programma dedicato alle case e al mercato immobiliare. Come sempre insieme a Marina Persi. Ciao Marina. Ciao, stavo sentendo come mi presentavi, ecco. Come ci presentavi. Abbiamo passato quindi l'esame? Passato, puntata. Bravissima. Andiamo a conoscere i nostri Andiamo ospiti. Andiamo a conoscere i nostri ospiti con un argomento che piacerà a un sacco. Ma io ho una cosa da chiederti, mi hanno chiesto di farti un selfie. Ah, adesso vai, ciao, vai, forza. Dai, dai. Ciao. Allora, Marina Persi, chi è venuta a trovarci oggi e di che cosa parliamo? Allora, parliamo di social housing con due ospiti eccezionali. Per me poi sono nuovissimi, quindi so che li hai già invitati spesso, spesso, però invece sono molto curiosa. Abbiamo qui Cristiano D'Antonio, giusto, che è il responsabile direttore di The Wayne Magazine. E poi abbiamo la direttrice di Ora, che è Lorella Ridenti. Perfetto. Ciao, ben arrivati e bentrovati. Ciao. La prima domanda ciao la fai tu a Cristian D'Antonio. Ok, allora intanto in poche parole, perché tanti lo sappiamo ma tanti no, che cos'è il social housing praticamente? Una nuova tendenza? È una cosa che si mangia tutti insieme, che si vive tutti insieme appassionatamente? È un misto tra passato e futuro. Fantastico. Nel senso che... Nel qui e ora viviamo. Eh sì, per il momento viviamo nel presente, però... È un recupero della socialità anche nella casa, nella dimensione abitativa. Quindi un tempo c'erano le cooperative, adesso c'è il social housing dove gli abitanti sono coinvolti in prima persona nella ristrutturazione degli spazi o comunque nella creazione. E quindi ci sono anche delle esperienze molto virtuose a Milano. Virtuose a Milano è una bellissima parola, soprattutto vanno d'accordo. Devi andare d'accordo, perché sì. Stavo per farti questa domanda, io adoro questa cosa del social housing, però devi veramente sperare che tutte le persone coinvolte alla fine vadano d'accordo, perché sennò ti scanni. Beh, per esempio negli esperimenti che sono stati fatti si è tenuto conto proprio anche della demografia delle persone che vanno ad abitare, quindi un po' di disabili, un po' di anziani, un po' di giovani, in modo che diciamo la socialità sia tutta rappresentata. Bene, Lorella, però diceva giustamente Marina, è una scelta per molti andare a vivere in questo tipo di abitazione, ma spesso è anche sopravvivenza, perché in alcune città come Milano, Torino, Roma, avere una casa in affitto o comprare una casa non è una cosa molto semplice per tutti. Sei d'accordo? Qual è il tuo pensiero a tal proposito? Sì, sono d'accordo, perché in effetti, come diceva Marina, non è così semplice andare d'accordo con tutti, però città come Milano e altre metropoli impongono uno stile di vita molto costoso e dunque per magari categorie di giovani o agli opposti anziani, diciamo che questo è un buon compromesso per sopravvivere, è una questione di sopravvivenza in molti casi, in altri casi no, in altri casi addirittura magari anziani con gli stessi tipi di problemi trovano la loro dimensione, esatto, addirittura ci sono esatto. degli esempi quindi virtuosi in questo perché, senso. Sì. Tempo fa avevo addirittura, a parte che a me è sempre piaciuta l'idea un po' all'americana, qui sta sì. diventando adesso no, di moda, questa convivenza, grandi appartamenti nella mia testa, cioè così nessuno si disturba, certo. però con degli spazi in comune, però è anche sì. bello, no? Tutto è anche questo. Bello. A parte la divisione delle spese, però anche soprattutto per gli anziani. Sì. Io ho trovato degli amici non più giovanissimi, ma assolutamente vivaci e presenti nella loro vita. Sai, vivono in appartamenti da soli. Però hanno una sequenza di cose. Però hai detto benissimo, già in Inghilterra e in America questa è una cosa sì, che si faceva già, si faceva 15, già prima. Anni fa. Esatto. Gli anziani per una scoperta recente. Che affittavano la stanza, esatto. no? sì, la sì, camera, sì, il soggiorno. Esatto, è una cosa che esatto. finalmente sta arrivando in Italia. Una scoperta recente. Sì, sai cosa sta succedendo? Che qui cominciano a vergognarti quando dici, ah no, io ho affittato la stanza, ho dato la stanza, siamo a Milano. Perché in altre città è abbastanza normale. Se no non c'è. Il successo di Airbnb, per esempio, non si Quello. Spiegherebbe. Sei d'accordo, certo. Christian? È così. Sì, in realtà ci sono delle remore che sono un po' abbattute ultimamente, quindi è anche un modo per lo spirito del, diciamo, del turismo low cost o comunque a casa degli altri, anche quello di vivere le città in maniera diversa, di farsi accompagnare nei ristoranti o a visitare i monumenti.
assieme, quindi non è come molto utile come esiste nato il personal shopping. Esatto. Adesso c'è ecco, potresti creare un distaccamento nella tua agenzia, ne possiamo parlare, anche perché i costi di gestione sono molto più bassi rispetto a un condominio per esempio normale. Sei d'accordo, Cristian? Guarda, è l'economia delle persone questa, quindi siamo entrati definitivamente in un'altra epoca ed è sicuramente anche con le leggi che adesso agevolano sicuramente è un esperimento da poter perseguire. Potevo chiederti anche questa che è una mia curiosità, siccome io tempo fa quando cerchi casa cominciano a esserci delle realtà, non sono molte, dove sai che quel condominio è già predisposto per fare social housing, mentre cioè, noi stavamo anche parlando banalmente del social housing inteso io affitto delle camere alla mia casa eccetera. Invece esistono realtà dove tutto il condominio, quelli che abitano, vengono sottoposti al social housing, che vuol dire, se lo spieghi tu è meglio di quasi autogestiti, no? È una cosa bellissima, sì, anche perché poi oltre alla gestione delle faccende correnti ci sono anche delle opportunità nuove come la microfinanza o addirittura i gruppi di acquisto che sono generalmente solidali e quindi in quel senso oltre a vivere assieme si fa anche la spesa assieme risparmiando. Sì, poi io avevo chiesto perché questo era un grosso gruppo che aveva appunto preso degli appartamenti e stava, come dire, convertendoli al social housing, quindi tutti quelli che sarebbero entrati dovevano dimostrare determinati redditi eccetera eccetera, delle caratteristiche precise. Però poi tutto questo veniva tutto suddiviso, quindi tu avevi un affitto camierato, giusto? I vantaggi sono proprio quelli. Il consumo, a proposito delle caratteristiche, come diceva Marina Persi, secondo te, Lorella, qual è la caratteristica del condomino ideale per questo tipo di immobili? Beh, deve essere innanzitutto uno che riesce a stare bene nella che collettività. Non litiga all'assemblea che non dominiali, esatto, quindi deve avere un carattere accomodante, sicuramente. Ma poi deve avere delle caratteristiche di pulizia, di ordine già insite in se stesso. Deve essere una persona assolutamente ordinata, perché se no nascono da subito, come del resto anche gli ospiti degli Airbnb, devono avere ben precise delle regole. Non vanno in un albergo, vanno in un'abitazione e devono rispettare le regole della casa. Esatto. Certo. Però l'Airbnb può mandarti in un appartamento come invece il social house inteso, io divido la mia casa con in altre stanze con altri, è convivenza. Lì deve essere veramente come dicevi tu. Non fare richieste di nessun tipo. No, esatto. Devi attenerti. Esatto. Cristian, una nuova tendenza, lo diceva prima Marina, sono per esempio i giovani che affittano la camera, si trasferiscono magari da mamma e papà di nuovo e affittano la loro casa. Questo sì è una tendenza, è una moda, ma spesso è anche un'esigenza perché gli stipendi sono bassi, è un modo per arrotondare lo stipendio. Sei d'accordo? Io personalmente suggerirei di non rinunciare mai, diciamo, ai propri spazi, quindi non so se tu non affitterai mai casa tua, abbiamo capito. Non so, sembra un po', è una tendenza sì molto molto diffusa, sembra un po' un passo indietro, anche perché poi vorrei andare lì a conoscere questi che dopo anni di vita indipendente tornano nelle propria camera, proprio quindi magari a quel punto è meglio condividere l'esperienza con una persona che tu non si faresti, conosce. Marina? Ma io allora io ho fatto tutto nella vita, nel senso buono. Detta così. Non prendetemi a male, cioè delle cose non le ho fatte, guardatemi bene. Okay. Però sulle case ho veramente vissuto tante cose, tante realtà diverse, quindi quando si è più giovani, io andavo a Roma, io mi ricordo si dividevano delle case, e non faccio nomi perché eravamo tutti poi diventati famosi, ma l'importante è che la casa abbia delle caratteristiche, perché se c'hai degli un bagno spazi, e sei dentro in quattro, sicuramente temeni, come dicono lì. Sai, il ritorno in famiglia è sempre un po', diciamo, poi bisogna capire a che età lo si fa. A qualsiasi età, Lorella, no? Anche a 40 anni. Guarda, soprattutto passare la io ne curva, conosco. Se non hai appunto qualcuno a parte il cane, potrebbe essere invece un fatto di compagnia. Beh, diciamo che molti ci sono costretti, tipo vedi padri separati che non sanno dove andare, escono di casa e tornano molto spesso dai genitori. A me è successo, io ho dovuto rifiutare. Anche quello che è successo, ho capito. Ho dovuto dirgli di no perché avevo il terrore che questa ex moglie che lo stava facendo nero non pensasse che gli avevo affittato la camera.
Forse a casa mia farà dopo questa notizia possiamo salutare i nostri ospiti. Va bene, e io lo scriverò, lo scriverà Lorella, lo scriverò prossima, io questo scoop nella prossima intervista, non me lo lascio scappare io questo scoop. Grazie Lorella per aver partecipato, certo benestare. Che puoi. Grazie Cristian, Marina, noi ci rivediamo, sì, spero. E io vi do appuntamento a settimana prossima, ma prima di salutarvi vi invito a vedere questo video che è stato preparato dalla nostra redazione, che riguarda l'invenzione di un'app immobiliare. Ciao e a presto! In un futuro non molto lontano, la tua casa ideale è a portata di mano. Cercasi, vendesi, affittasi, chattasi. Trilocale con cucina, ampia camera e soggiorno. Mi piace! Ci vediamo a mezzogiorno? Chat Casa. Da oggi la casa si trova in chat. Facile, veloce, gratis. Chat Casa. Chi chatta, trova. Scopri di più su chatcasa.it. Thank you.